Angelo, a che cosa serve la scuola? Questa è una bella domanda, a cosa serve la scuola? Allora, se pensiamo a quello che è il significato, diciamo, della parola etimologico e andiamo a vedere, la parola scuola in greco significava praticamente tempo libero, svago della mente. E chiaramente dobbiamo contestualizzarla perché all'epoca ovviamente la vedevano come un'attività riservata a pochi, a chi poteva, tra virgolette, permettersi di farlo senza lavorare. Poi fortunatamente la situazione è cambiata e molte più persone hanno avuto possibilità di studiare, no? Di crescere, diciamo, in questo senso. A cosa serve la scuola oggi? Secondo me dovrebbe servire a creare dei cittadini, delle persone consapevoli e responsabili, cosa che attualmente è però, come dire, difficile, come in quanto lo spirito critico e tante altre abilità spesso vengono svilite più che enfatizzate, no? L'essere dissonante rispetto a quello che è un po', come dire, il contesto standard. La scuola dovrebbe servire a questo, nella sua accezione più alta. Non lo dico solamente io, ovviamente, non è solo una mia impressione personale, una mia opinione personale, ma anche di tanti pedagogisti. Non tanto a un discorso di formazione, tra virgolette, tecnica, che ovviamente ci sta anche quello, ma prima di tutto la scuola deve servire a far crescere persone, persone che poi un domani siano dei cittadini consapevoli, delle persone oneste, delle persone corrette. Questo dovrebbe essere, secondo me, l'obiettivo principale della scuola. Buona E che cosa si intende per buona scuola? scuola, che riprende chiaramente un po' il titolo di una legge di qualche anno fa, è quella che riesce, secondo me, a fare questo lavoro, cioè a creare un clima positivo con i ragazzi e anche tra colleghi ovviamente, che permette a ognuno di sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti di cui ognuno di noi è dotato. Lei cita spesso due parole, empatia e relazione. Cosa rappresentano nell'ambito scolastico? Allora, sicuramente le ritengo le due qualità fondamentali in un ambiente scolastico. L'empatia, cioè la capacità di, tra virgolette, immedesimarsi in chi hai di fronte, tanto più se sono dei bambini o dei ragazzi, e il discorso relazionale, cioè quello che è alla base di tutto l'apprendimento. Non lo dico io, chiunque abbia studiato un po' di pedagogia sa che per imparare bene bisogna stare bene in un ambiente. Se io non sto bene, non sono neanche predisposto ad apprendere. Quindi la prima cosa deve esserci un clima positivo in un contesto di lavoro. È in crisi il modello scuola? Se sì, da quanto tempo? Allora, diciamo che la crisi risale già a diversi anni fa del modello scuola e probabilmente anche con l'autonomia, già a partire dal 2000 ci sono stati diversi problemi. E si è puntato sempre più a una scuola magari orientata alla competizione, a un discorso di profitto. Ma ripeto, non dovrebbe essere quello, secondo me, l'ottica dell'educazione, del sistema scolastico. Tant'è vero che oggi spesso c'è un termine che è abbastanza orribile, si parla di utenza, quando si parla di genitori, ma utenza. A me sta bene se parlo del contratto telefonico, se parlo dei miei ragazzi non sono utenti. Parliamo di nuova crisi come opportunità. Cosa si è fatto e che cosa si poteva fare? Allora, in questi ultimi 2 anni di situazione, tra virgolette, emergenziale, sicuramente c'è stato un approccio che poteva essere diverso, quindi ripensare proprio a un modello scuola, puntare più ad aule. Magari, come dire, meno affollate, abbiamo ancora tanti problemi di classi sovraffollate, pensare a una scuola che interagisca di più con l'ambiente esterno, scuole all'aperto, ci sono tanti esempi anche sparsi per l'Italia, e viceversa si è puntato solamente su misure sanzionatorie e sanitarie, trasformando così la scuola, adesso la dico un po' forte, ma per farsi capire,
in una via di mezzo tra quasi un carcere e un ospedale. Qual è la situazione attuale tra divieti, DAD, problemi psicologici e discriminazioni? Allora, i ragazzi sicuramente stanno soffrendo la situazione, molti ragazzi chiaramente, io ho anche dei figli, quindi chi lo esterna di più, chi lo esterna di meno. Molti ragazzi hanno capacità di adattamento, per cui tendono a non mostrare sintomi, che però stanno già venendo fuori. Ci sono aumenti di problemi di depressione psicologici, basta prendere diverse statistiche, ad esempio del Meyer di Firenze o il Gaslini di Genova che lavorano con i minori. Ci sono delle percentuali di aumento spaventose. La DAD ha contribuito ulteriormente a questa cosa, il fatto di stare davanti a uno schermo per delle ore. Poteva essere una soluzione emergenziale nella primavera del 2020 per chiudere l'anno. Ma che l'anno scorso si sia ripartiti così e che quest'anno, nonostante i proclami del ministro Bianchi, già la prima settimana di scuola ci fossero centinaia di classi in DAD, significa che qualcosa non funziona. Qual è il rapporto tra genitori e insegnanti? Il rapporto tra genitori e insegnanti è la base dell'educazione. Se questo rapporto viaggia su binari paralleli, per il bene del ragazzo la cosa funziona. Purtroppo anche lì in questi ultimi anni la scuola ha allontanato sempre più i genitori. L'ultima con questo decreto che impedisce l'accesso, anche se adesso è stato revocato in questi giorni, impediva l'accesso, ma già prima con tanti ostacoli, tra virgolette, per cui i genitori vengono visti alcune volte proprio come un fastidio, no? Ma se non c'è collaborazione, ognuno nel rispetto dei ruoli ovviamente, perché il genitore fa il genitore, l'insegnante fa l'insegnante, ma questa collaborazione è alla base di una pedagogia efficace per i ragazzi. Quali sono le sue proposte per il futuro? La bacchetta magica non ce l'ha nessuno ovviamente, la situazione è estremamente complessa, per cui non è che ci sia una soluzione. E quali sono le mie proposte? Tenere presente, per quanto riguarda l'insegnante, che noi abbiamo un compito grande, che noi stiamo praticamente costruendo il futuro e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Con tutte le difficoltà che ci sono, ma non dobbiamo mai dimenticare. Abbiamo un grande privilegio, è un mestiere questo che secondo me siamo dei privilegiati a poter fare questo mestiere. Per quanto riguarda i genitori, direi molto semplicemente di preoccuparsi, tra virgolette, dei figli a scuola, ma non preoccuparsi se ha preso 7 o 7,5 o se ha fatto un pezzettino di programma più in meno. Preoccuparsi di come sta a scuola, di come l'ambiente, di come sono le relazioni, se lui è, tra virgolette, sereno a scuola. Perché, come dicevo prima, se tu non stai bene in un posto, cade tutto il discorso. Ecco, altre soluzioni non mi sento di darle, non sono capace.